Tornati in studio per la terza e ultima parte del nostro TG. Per il secondo anno consecutivo la polisportiva Stefano La Motta di Nicosia partecipa al torneo interprovinciale di Serie D di badminton. Siamo qui con il presidente della polisportiva Stefano La Motta di badminton, uno sport nuovo a Nicosia. L'anno scorso ha esordito nel campionato di Serie D interprovinciale. Praticamente quest'anno è la seconda edizione di questo campionato. Il badminton, lo vogliamo ricordare, è una disciplina olimpica, ha debuttato a Seul, alle Olimpiadi di Seul del 1988. Noi siamo dei grandissimi stimatori di calcio, di pallavolo, due sport che sono le colonne e che hanno fatto la storia del nostro sport. Però mi sembrerebbe anche giusto dare l'opportunità ad altri ragazzi per fare altre attività. E questo del badminton è un'attività che sta crescendo giorno dopo giorno. Devo dire che è frequentato sia da ragazzi che da ragazze e anche da ragazzini piccoli che si stanno avvicinando per creare il futuro vivaio di questa squadra che l'anno scorso ha già disputato un campionato interprovinciale in Serie D. Quest'anno siamo in attesa di un ripescaggio perché l'anno scorso ci siamo classificati terzi e per una questione di classifica ci hanno dato l'opportunità, se qualche altra squadra non dovesse iscriverci, di poter rientrare in Serie C. Quindi siamo in attesa di questa bella, sarebbe un'opportunità maggiore non solo per noi ma anche per i ragazzi che potrebbero, attivarsi in un contesto molto più ampio. Le regole un po' generali di questo sport lo facciamo conoscere anche ai nostri telespettatori? Sì, le regole sono similari, come dicevo, al tennis. Si parte da una battuta che di solito è dal basso, si fanno degli scambi a volo. Ecco, la grande differenza tra il tennis è non solo la racchetta che è un po' più piccola, ma non c'è la pallina, quindi non c'è il rimbalzo, e il volano che è un attrezzo di piuma e di sughero, proprio perché è nato e così come attrezzo, viene colpito sempre a volo. Quindi rispetto al tennis è molto più dispendioso a livello energetico.